Sulle dolci colline di Parma esiste uno scrigno d'arte, cultura e bellezze naturalistiche. Nelle profondità di questa terra è custodito un tesoro, un'acqua marina fossile color ruggine per la presenza di sali ferrosi dalla quale si può ricavare il sale. Qui l'industria di questo prezioso minerale si consolidò nei secoli, un'attività che diede il nome alla città di Salso Maggiore, Borgo del Sale. Nel 1839 il dottor Lorenzo Berzieri comprese che le acque salate di Salso Maggiore potevano guarire diverse malattie. Una grande intuizione che trasformò il villaggio da fabbrica del sale a cittadina termale. Il 27 maggio 1923 vennero inaugurate le Regie Terme in un palazzo maestoso, nato dalla collaborazione del maestro fiorentino Galileo Chini con l'architetto Ugo Giusti. Linee eleganti, uno stile unico, definito dalle storiche dell'arte Bossaglia e Bacchini tra Liberty e Déco. Galileo Chini nacque il 2 dicembre 1873 a Firenze, in via delle Terme 9. Giovanissimo entrò in contatto con le opere dei maestri medievali e rinascimentali nella bottega dello zio Dario Chini, restauratore e decoratore. A Firenze divenne amico di Ugo Giusti, l'architetto che progetterà le Terme Berzieri dal 1913 e con cui stabilì un longevo sodalizio professionale. Galileo Chini fu un artista poliedrico, pittore, ceramista, grafico, cartellonista e scenografo. Chini partecipò a diverse esposizioni internazionali e fu premiato per i manufatti prodotti nel laboratorio L'Arte della Ceramica. Alla Biennale di Venezia del 1907, il re siamese Rama V restò talmente impressionato dalle opere dell'artista che lo volle nel suo regno per decorare il Palazzo del Trono. Alla fine di agosto del 1911, Chini si imbarcò sulla nave Delfinger per attraversare l'oceano alla volta di Bangkok. Durante il viaggio rimase colpito alla vista dei paesi asiatici, a quel tempo misteriosi e lontani, agli occhi di un europeo. Una volta raggiunto il Siam, vi soggiornò per oltre 2 anni. L'Estremo Oriente affascinò l'artista, che portò con sé le atmosfere, i ricordi siamesi e i tanti oggetti di cui amò circondarsi. La componente orientale negli apparati decorativi del Berzieri dimostra il forte impatto che il Siam esercitò sull'artista. Sulla facciata dello stabilimento, a fianco della scritta latina a Terme, vi sono 2 bassorilievi. Sono 2 chimere color turchese, realizzate dalla manifattura Chini di Borgo San Lorenzo. Sulle 2 torri, tra le tante decorazioni in ceramica, spiccano le odalische modellate dallo scultore Guido Calori. Le porte si aprono sull'ampio salone. All'epoca le note del pianoforte allietavano gli ospiti e scandivano il tempo tra le cure termali. Lo stabilimento è maestoso, è il tempio della salute e del benessere. Sulla pavimentazione, tra gli incastri geometrici dei marmi, vi è un'iscrizione che ricorda il medico Berzieri, quale precursore del termalismo a Salso Maggiore. Diverse maestranze contribuirono alla realizzazione dell'opera. Gli artigiani della manifattura Fornaci San Lorenzo, con la direzione artistica di Galileo Chini e la direzione tecnica di Chino Chini, modellarono con tecniche innovative le ceramiche e i vetri artistici. Le officine veronesi fornirono gli ornati in ferro battuto e l'ebanisteria Spicciani costruì gli arredi. Lo sguardo coglie i volumi e la profondità dello spazio, che sospingono verso l'alto. Ed ecco i velari, intrecci di linee e colore. Nella trama decorativa si combinano motivi che richiamano l'acqua, forme zoomorfe ed elementi floreali.
Nei soffitti si nascondono dipinti dai colori accesi. Carpe cinesi si rincorrono in un vortice infinito di azzurri, blu e turchesi. Un caleidoscopio di forme e colori. Gli apparati decorativi celebrano le acque salso-iodiche, un inno alla vita, sorgente di salute, fonte di bellezza. In controfacciata è presente il trittico del pittore Giuseppe Moroni, rappresenta Igea che esce dalle acque. Al centro vi è Igea, è un'istantanea. Un velo leggero e trasparente la circonda, sospeso sulle candide forme della dea. Lei è bella e giovane, fra i capelli vaporosi sono sistemati delicati fiori bianchi, i suoi occhi sono sereni e di un blu splendente. Attorno a lei arriva gioioso un corteo di fanciulle che la circonda, racchiudendola in una cornice di bellezza. Hanno tuniche leggere, copricapi e monili tintinnanti, scrigni metallici, incastonati di pietre preziose che custodiscono unguenti e profumi del lontano oriente. Portano con sé animali selvatici. Queste atmosfere ci trasportano in un'immaginaria vita di corte. Finché l'acqua non avrà riempito il mondo intero, Igea governa la salute del mondo. Nobili, borghesi e gente comune hanno percorso questi saloni e goduto della bontà delle acque termali in un brulicare di vite che animava le terme. Salendo gli scaloni si raggiunge il primo piano. Dipinti e decorazioni si svelano ad ogni passo, accompagnando il viaggio. Di salone in salone si giunge così ai luoghi della cura. Il 7 settembre 1922 Galileo Chini firma due grandi dipinti, simmetrici fra loro, che rappresentano la primavera e l'autunno, le stagioni nelle quali si consigliano le terapie termali. I dipinti ci conducono in un'atmosfera affascinante, dove l'acqua salso-bromoiodica si nasconde nelle dorate volute che emergono dalla base dei dipinti verso l'alto. Ricca è la vegetazione ai lati. Nel tralcio cornucopia che collega terra e cielo, i rami avvolgono fiori, frutti e uccelli variopinti. Etere e ninfe sono distese delicatamente a riposare sui fiori ed una leggera brezza muove i loro veli, generando minuscole bolle. Le differenze fra i due dipinti sono sottili. Nell'autunno un ricco cesto di frutta di stagione orna il capo del fanciullo, che, come il fanciullo della primavera, è parte integrante dell'albero rigoglioso, ma quest'ultimo ha una fatua fiammella in mano. Riccioli sinuosi si intrecciano sullo sfondo dorato delle opere, siglando capolavori senza tempo. L'oro di Chini è il Berzieri, è l'oro delle ceramiche che risplende, è il racconto di un'opera che continua a meravigliare.